Cari amiche e amici, oggi parliamo di un libro interessantissimo scritto da Valentino Cocco e che si intitola Il ricatto del turismo autentico. Sottotitolo Oltre il concetto di autenticità per un turismo più equo e solidale. Ora, questo è un libro che vanta alcune particolarità. La prima è quella di parlare sinceramente, come nel carattere di Valentino Cocco, di un argomento che sembrerebbe tabù. Si domanda cosa si cela realmente dietro la ricerca ossessiva della autenticità. E in particolare, dice, questo saggio analizza criticamente l'autenticità del turismo moderno con un'analisi relativa, al Cammino di Santiago, il turismo rurale, i pellegrinaggi. Ora, faccio rivedere la copertina perché è interessante. Questa rubrica si chiama però Un libro, un argomento. L'argomento che pone Valentino è quello della autenticità. E mi ha fatto ricordare un libro vecchio, vecchio perché ha ormai 30 anni, è stato pubblicato nel 95, di Stefano Zecchi, che si intitolava Il brutto e il bello, edito da Arnoldo Mondadori, quando ancora c'era l'Arnoldo Mondadori editore. Pensate com'è vecchio. Ora, torniamo al criterio dell'autenticità. Posso rispondere in questo modo. Sapremmo dire se eravamo più noi stessi da bambini o da adulti? Io temo che la risposta sia assolutamente impossibile. Quando parlo con le persone che si rivolgono a me nell'ambito della programmazione neurolinguistica e chiedo loro di esplicitare chi sono, e non quello che fanno o i caratteri anagrafici, bene, e li vedo spaesati. Spaesati perché il criterio dell'individualità, della consapevolezza dell'essere, è praticamente ignoto, è sconosciuto. Tutti sappiamo come siamo stati chiamati, quando siamo nati e dove, dove viviamo, cioè i dati anagrafici, che lavoro facciamo, che studi abbiamo fatto, gli excursus, ma entrare nella specificità del chi sono è praticamente inaudito. Entrare nel mondo della variabilità del turismo in termini di autenticità è altrettanto inaudito, nel senso che se un luogo è autentico, il più delle volte è inadatto a ospitare, ovvero è scomodo o è poco raggiungibile o è determinato da gusti e da particolarità che non collimano più col senso del comfort generalmente istituito dal turismo. I luoghi turistici sono luoghi non autentici perché sono stati ristrutturati, ripensati, ridisegnati per dare servizi, comfort, alloggio, assistenza, accoglienza, ristorazione a un turista generalmente dal gusto medio. Ora, io ricordo com'era Torremolinos in Spagna quando c'era ancora la dittatura franchista e c'erano i mulini che caratterizzava il nome Torremolinos perché c'erano i mulini. Già negli anni Ottanta quei mulini erano stati rasi al suolo per dare spazio all'accoglienza alberghiera. Ecco, allora l'autenticità che cos'è? È un'idea, è un'approssimazione, è una copia fedele forse di quello che è stato in passato un luogo, una copia conforme potremmo dire, ma ben difficilmente possiamo affermare che esista l'autenticità. In più, è un po' come il criterio della sostenibilità. Un luogo turistico è un luogo necessariamente
non sostenibile dal punto di vista ambientale, perché accogliere centinaia o migliaia o centinaia di migliaia di persone implica uno sfregio ai criteri della sostenibilità ambientale che viene tenuto sotto controllo attraverso sistemi tecnologicamente adattati. Ora, quando parliamo di, e Valentino lo fa bene, parla di un ricatto del turismo autentico, perché le località tendono ad affermarsi come rappresentative di un'autenticità, ma non sono diverse nella logica di questa rappresentazione da come lo sono gli spettacoli folcloristici che intrattengono per un'ora alla settimana i clienti dei villaggi turistici. Ora, i villaggi turistici sono dei fortini di monoculture occidentali o nazionali all'interno di luoghi da cui sono regolarmente separati da muraglioni e vigilanza e ospitano un'ora alla settimana la rappresentazione un po' triste, a mio avviso, del criterio folcloristico territoriale o di quello che è rimasto. Non esiste un'autenticità nel turismo, esistono luoghi piacevoli, luoghi accoglienti, luoghi molto ben organizzati, luoghi trascurati, luoghi meno piacevoli, eccetera. Però oggi il criterio dell'autenticità, a mio avviso, è soltanto una bandiera politica, una strategia di marketing, non è, e non può più avere a che fare con un criterio di industria turistica che ha trasformato il mondo in una straordinaria e sempiterna Disneyland a favore di un turista che è talmente culturalmente impreparato da non potersi neanche aspettare che una rappresentazione di un'iconografia che ha ricercato nei cataloghi o nelle presentazioni online delle destinazioni.